Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. Si preannuncia un vero e proprio braccio di ferro tra il governo e la regione Abruzzo sulla chiusura del punto nascita di Sulmona. La giunta Marsilio infatti non ci sta e promette battaglia. Intanto il sindaco di Sulmona, Anna Maria Casini, commenta polemico: il punto nascita di Sulmona non si salva a parole né con la richiesta di mobilitazione generale, sostiene il sindaco, ma con investimenti e risorse da parte di Regione ASL per adeguarlo ai parametri di sicurezza richiesti dal Ministero già dal 2018. 18, con personale e mezzi e con l'attivazione della guardia attiva 24 ore su 24. Il servizio è di Paolo Renzetti. Si preannuncia un vero e proprio braccio di ferro fra governo e regione Abruzzo sulla richiesta del Ministero della Sanità di conoscere la data di chiusura del punto nascita dell'ospedale civile di Sulmona. La giunta Marsilio non ci sta e promette battaglia, come spiega ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Nel 2015 col DM70 è avvenuta la chiusura del punto nascita di Sulmona, poi è stata chiesta una proroga, una deroga all'apertura, presentato ulteriormente da noi nel 2019, a pochi mesi dal mio insediamento. Oggi arriva una risposta, dopo un anno e mezzo, una risposta che impone una chiusura alla quale noi non daremo una risposta affermativa, non la condividiamo per motivi importanti e validi, in quanto il presidio ospedaliero di Sulmona, in modo particolare il punto nascita di Sulmona, dà risposte a tutte le donne di quella zona, di quel territorio, di quei comuni che vivono in una zona orografica disagiata. Aver letto che si può andare a partorire in un'altra regione, in un altro comune, a noi dispiace molto, per cui porteremo avanti le nostre istanze e soprattutto ho chiesto un intervento alla ALS di procedurare tutte le norme di messa in sicurezza e di ampliamento del personale, cosa che dobbiamo verificare perché questa istanza è partita a luglio del 2019, quindi verificheremo questi requisiti e andremo avanti. Richiederemo di nuovo al Ministero di verificare i nuovi dati. Dire che un presidio non raggiunge le 500 nascite ormai è fuori tempo e fuori luogo. Sappiamo che i nati non solo a Sulmona, ma in tutta la regione, in tutta la nazione, sono notevolmente diminuite le nascite, per cui so che è in atto anche a livello ministeriale un tavolo, un momento di confronto per rivedere questi parametri, questi criteri sul numero delle nascite e quindi andremo avanti a difesa delle donne di quel territorio. Torniamo ora a occuparci di quel che è stata definita la discarica più grande d'Europa. L'ARTA ha reso noti i risultati dell'attività di controllo svolte a Bussi sul Tirino a partire dal 2015. Le misure messe in atto nelle aree inquinate non hanno funzionato, lo mette nero su bianco l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente e le discariche continuano ad inquinare anche in questo momento. Il servizio. I rifiuti tossici seppelliti a Bussi sul Tirino continuano a inquinare. La conferma arriva dai dati dell'ARTA, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente. Le attività di controllo svolte nelle aree a monte del sito industriale a partire dal 2015, quindi a 8 anni dalla scoperta delle discariche 2A e 2B, hanno accertato l'inefficacia delle misure messe in atto, che in attesa della bonifica avrebbero dovuto evitare che le scorie continuassero a contaminare l'ambiente. In particolare, scrive l'ARTA in una relazione, non hanno funzionato gli interventi di capping, ovvero di copertura e impermeabilizzazione delle discariche. Il telo avrebbe dovuto evitare che la pioggia attraversasse il terreno inquinato e contaminasse le falde acquifere del Tirino, ma è a lungo rimasto smantellato in più punti. A ottobre scorso Edison ha iniziato i lavori per posizionare un nuovo geotessile. Secondo l'ARTA, inoltre, non hanno funzionato nemmeno le operazioni di prelievo dalla falda volte a depurare l'acqua e a rimetterla in circolo pulita. Il risultato sono le numerose eccedenze di solventi clorurati, in particolare esacloroetano. Inoltre, nelle aree di scavo per il metanodotto della centrale Turbogas è stata riscontrata un'allarmante diffusione di diossine e mercurio, la sostanza che dà il colore rossiccio al terreno. E le sostanze tossiche contaminano non solo il suolo e le acque, ma anche l'aria.
E mentre le discariche continuano a inquinare, la bonifica è arenata. Tutto è fermo nei tribunali in due diversi processi. Quello della Edison, che ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva giudicato la multinazionale responsabile del disastro ambientale. E quello del Ministero dell'Ambiente in Consiglio di Stato che ha fatto ricorso contro il TAR d'Abruzzo, il quale aveva giudicato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto dei lavori di bonifica. All'interno di questo procedimento matriosca c'è anche il ricorso della Decdeme, la ditta belga che aveva vinto la gara, la quale ha chiesto danni milionari a seguito dello stop al progetto di bonifica. Apriamo ora la pagina dedicata al Covid con il bollettino del virus nella nostra regione. Quest'oggi in Abruzzo 318 i nuovi casi. Vediamo il servizio. Sono 318 nuovi casi di Covid in Abruzzo, il 3,4% dei 9.312 test processati nelle ultime ore, di cui 4.111 tamponi molecolari e 5.201 test antigenici. Dei contagiati, il più anziano ha 101 anni, il più piccolo 6 mesi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi e sale a 1.375, d'età compresa tra 61 e 91 anni, 6 in provincia di Chieti, 3 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Teramo, 2 in provincia di Pescara e 1 residente fuori regione. Del totale odierno, 8 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 462 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 10.499 positivi accertati, meno 161 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. Di questi, 441 pazienti, meno 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 40, meno 3 rispetto a ieri, con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Mentre gli altri 10.018, meno 157 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con una sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. E a Guardia Grele si terrà a partire da domani, sabato 23 gennaio e domenica 24 gennaio, lo screening di massa sulla popolazione. Il presidente Marsilio è stato accolto in comune oggi pomeriggio dal sindaco Donatello Di Prinzio. Desidero rassicurare la popolazione, ha dichiarato Marsilio, perché la ASL ha sempre tenuto la situazione sotto controllo in questa comunità. Basti pensare che finora sono stati eseguiti 44 tamponi molecolari ogni 100 abitanti, che vuol dire che è stato già testato un terzo della popolazione. Attualmente, ha dichiarato poi Marsilio, il focolaio registrato nelle ultime settimane è stato circoscritto e, avendo avuto il sospetto della virulenza e della velocità del contagio, abbiamo sequenziato il genoma del virus che ha fatto emergere la variante inglese del coronavirus. Il fenomeno è monitorato costantemente. Con questo screening sulla popolazione, aggiunge ancora Marsilio, controlleremo il resto della popolazione per individuare precocemente altri positivi che circolano sul territorio. Le sedi individuate per lo screening dall'amministrazione comunale di Guardia Grele sono il presidio territoriale di assistenza di Via Anello, la scuola materna di località Colle Tripio, la sala consigliare del comune, la palestra dell'istituto omnicomprensivo in Via Grele e il circolo di Comino. Controlli a tappeto in questo fine settimana sul territorio teramano da parte delle forze dell'ordine, lo ha deciso la prefettura di Teramo visto il rischio epidemiologico arancione riscontrato in Abruzzo. Particolare attenzione sarà riservata agli orari di apertura di bar e ristoranti, ma soprattutto a tutte quelle situazioni di assembramento che negli ultimi giorni hanno coinvolto tanti giovani. Tania Bonici Castelli. L'Abruzzo resterà in zona arancione fino al 31 gennaio, così a Teramo la prefettura inasprisce le misure di controllo per questo fine settimana. Una decisione adottata sulla base di intese emerse nel corso delle ultime sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e dagli approfondimenti tecnici fatti dalla Questura. Già dal 17 gennaio scorso i servizi di controllo delle forze dell'ordine sul territorio teramano sono stati rimodulati in relazione al nuovo livello di rischio epidemiologico in atto. Secondo le indicazioni direttamente emanate dal Ministero dell'Interno, deve essere garantita la più scrupolosa osservanza delle prescrizioni, soprattutto nelle aree urbane, specialmente quelle interessate da fenomeni di affollamento nelle ore serali e notturne, oltre ai luoghi di transito e lungo le principali arterie stradali.
locali. Particolare attenzione sarà riservata nel fine settimana al rispetto degli orari di apertura degli esercizi commerciali, dei ristoranti e dei bar. Inoltre l'attività sul territorio sarà finalizzata, oltre al rispetto delle limitazioni della mobilità, all'osservanza dell'obbligo dell'utilizzo delle mascherine e ad evitare situazioni particolari di assembramento che nelle ultime settimane hanno riguardato soprattutto le fasce più giovani della popolazione. In relazione ai servizi di controllo svolti nella settimana dall'11 al 17 gennaio, la Prefettura di Teramo rende noto che sono state controllate nel territorio provinciale 2.856 persone. Sono state levate 68 multe, 33 delle quali sanzionate per assembramento, 10 per mancato uso della mascherina, 25 per spostamenti non motivati. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 502, sono stati multati 4 titolari ed è stata disposta la chiusura provvisoria per 2 attività. Dopo la sentenza del Tribunale di Teramo che ha riconosciuto il consolidamento dell'orario di lavoro ai dipendenti in appalto delle pulizie, delle cucine e del trasporto vitti presso la ASL 02, questa mattina sit-in a Pescara nei pressi dell'assessorato regionale alla sanità. Vediamo. Qual è l'oggetto di questo sit-in anche alla luce di una sentenza uscita poche ore fa? Da anni stiamo chiedendo di guardare a fondo cosa accade negli appalti delle nostre ASL abruzzesi. I lavoratori e operatori sociosanitari assunti con le cooperative da anni reclamano un percorso che gli permetta di essere lavoratori alle dipendenze dell'ASL. Non vogliono farlo a tempo indeterminato, anche solo a tempo determinato, ma c'è bisogno di operatori sociosanitari. A maggior ragione con la sentenza della scorsa settimana del Tribunale di Chieti, che ha di fatto riconosciuto un utilizzo illegittimo della flessibilità nell'orario di lavoro applicato ad alcuni di questi lavoratori delle ditte esterne, in particolare quelli impiegati nei servizi di pulizia e mensa, che si sono visti riconosciuti solo da un tribunale il loro diritto ad avere un orario di lavoro dignitoso. Ecco, siamo qui sotto perché quando arrivano i tribunali significa che qualcun altro non ha adempiuto alle sue funzioni. Evidentemente c'è una responsabilità da parte dell'ASL, perché da 4 anni noi segnaliamo queste difformità negli appalti, e c'è poi una mancanza di presa di posizione da parte della politica. All'assessore Verì abbiamo inviato un avviso pubblico per la stabilizzazione di questi lavoratori e dal 21 novembre che questo avviso è stato inviato non abbiamo ricevuto risposta. Il giorno dell'insediamento dell'assessore ci aveva detto che avrebbe chiuso la vicenda vergognosa degli appalti nelle nostre ASL. Siamo nel 2021, nel bel mezzo di una pandemia dove abbiamo bisogno di rinforzare il servizio sanitario regionale, e nulla è accaduto. Ad oltre 4 anni dai terremoti che sconvolsero il centro Italia, inaugurato un cantiere a Basciano, in provincia di Teramo, per la ricostruzione dell'edilizia pubblica. Anche a Basciano parte il cantiere della ricostruzione delle case popolari dell'Ater. Questo è il terzo cantiere nel Teramano in ordine di tempo, dopo quelli di Colle Atterrato e Notaresco, inaugurati rispettivamente ad agosto e dicembre 2020. Non soltanto Teramo capoluogo, ma proprio tutto il territorio provinciale. Si prevede nell'immediato anche l'avvio di altri cantieri, Castelli, Rocca Santa Maria. Non faccio l'elenco qui perché voglio prima concretizzare effettivamente l'avvio, come appunto stiamo facendo oggi. Questo avvio oggi riguarda uno dei due immobili che sono appunto qui sul danneggiati dal sisma e di proprietà di Ater nel comune appunto di Basciano. L'immobile è un immobile con 6 unità abitative e richiede appunto questo, facciamo opere di miglioramento sismico. Presente all'inaugurazione del cantiere di Basciano anche l'assessore regionale Pietro Quaresimale e il governatore Marco Marsilio. Abbiamo già aperto altri cantieri nei mesi scorsi e altri cantieri apriremo nelle prossime settimane, e soprattutto entro la fine di marzo l'Ater avrà pressoché completato le progettazioni di tutti gli interventi che consentiranno poi di fare le gare anche per gli interventi più complessi. Questi hanno una soglia di costo che permette procedure semplificate, è il primo effetto di quelle semplificazioni che avevamo invocato per anni e che abbiamo ottenuto solo negli ultimi mesi. E Marsilio non risparmia una stoccata al governo nazionale per i lavori avviati ad oltre 4 anni dai terremoti del centro Italia che avevano reso inabitabili gli edifici. Ti resta il rimpianto e l'amarezza che se
avessero capito prima in Parlamento e al Governo che queste misure avrebbero aiutato di molto la velocità nella ricostruzione, forse oggi staremmo qui a consegnare gli appartamenti e non aprire i cantieri, però non è mai troppo tardi e quindi ora abbiamo questi strumenti, queste armi ci sono, ora dobbiamo correre. Ed oggi è stata inaugurata anche la passeggiata di Montesilvano Colle dal sindaco De Martinis, dopo i lavori restituito alla cittadinanza un pezzo di storia della città di Montesilvano. Il nostro meraviglioso borgo si impreziosisce di una passeggiata importante e siamo molto felici perché già il borgo rappresenta per la città un posto incantevole e che ha un'attrattività turistica notevole. Con questa passeggiata appunto andiamo ad ampliare l'offerta e quindi rendiamo ancora più fruibile questo meraviglioso spazio. E la nostra amministrazione da subito ha puntato sul borgo quale sede appunto di eventi e ma anche di situazioni turistiche e quindi oggi davvero c'è da gioire, speriamo di poter continuare oltretutto perché la nostra idea è quella di continuare questa passeggiata regalando un altro tratto di spazio nel futuro da fruire per turisti e cittadini. È un'opera che contribuisce a valorizzare questo borgo che già è molto bello e molto attraente. Con questo ulteriore tratto di passeggiata diciamo per noi rappresenta un ponte verso l'altro lotto che si andrà a realizzare nei prossimi mesi, nel prossimo anno, affinché poi tutta la circonvallazione, tutto il belvedere può essere utilizzato e fruito, come vedete, godendo di un panorama eccezionale. Ho avuto modo di frequentare questa zona anche nello svolgimento dei lavori che ci sono stati e devo dire che forse siamo noi a viverla un po' poco, però c'è tanta gente che viene qui anche la mattina, viene a fare un po' di attività sportiva, sì, certamente va valorizzato ancora di più. Questo intervento va in quella direzione, un intervento importante per un finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo di 1 milione di euro che oggi vede la sua conclusione e viene riconsegnato alla città. Il Rotary Club Pescara Ovest ha donato all'ASL di Pescara un tunnel igienizzante, un sistema certificato di prevenzione e contenimento del contagio da virus e batteri. Una bella iniziativa, una sinergia tra la Regione Abruzzo, l'Assessorato alla Sanità, l'ASL di Pescara e il Rotary di Pescara Ovest. È una conferma della collaborazione che c'era e che c'è oggi e che ci sarà ancora. Splendida collaborazione, quindi andiamo avanti con questo tipo di attività e di iniziative. Sono iniziative importanti che vanno nella direzione ovviamente di essere al fianco della cittadinanza. Assolutamente sì, abbiamo comunque bisogno di questi sostegni e questa è la classica dimostrazione di quello che si potrebbe fare. In questo anno rotariano il nostro punto di forza è il sostegno ai bisogni della collettività e quindi abbiamo puntato sulla prevenzione e sul sostegno alle fasce deboli, ai soggetti svantaggiati con dei service che abbiamo messo in campo e realizzato già a partire dal mese di ottobre. Infatti la prevenzione oculistica in collaborazione con l'ospedale civile di Pescara questo uno sguardo al coronavirus è uno dei nostri primi service. Abbiamo affisso manifesti per la città e anche distribuito nelle scuole locandine, brochure, insomma abbiamo fatto una bella campagna. È una soluzione, la nostra è un contributo per ridurre la diffusione di questo problema. Insieme ai vaccini e a tutte le disposizioni che il governo ha emanato, sicuramente la nostra è una delle più efficienti. Perché? Perché permette di interrompere il contagio e soprattutto previene il contagio. Ecco, per esempio qua stiamo parlando di un tunnel che è all'ingresso della struttura. N persone giornalmente entrano in queste strutture, sono sicuramente, viene verificata assolutamente la temperatura e vengono igienizzate, quindi anche il contatto con i dottori, in questo caso la visita negli ambulatori, la prenotazione di una prestazione avviene con maggior sicurezza, quindi sia gli operatori che i clienti sono tutti più tranquilli, è un concetto molto semplice.
E ora lo sport con il calcio di Serie B, gara speciale per il tecnico del Pescara Roberto Breda, che domani affronterà quella salernitana della quale è stato sia capitano che allenatore. Stamani la rifinitura allo stadio Adriatico Cornacchia, dubbio modulo visto che in settimana l'allenatore ha provato anche la difesa a 4 per poter inserire Macin con Galano e Seterri. Intanto si svuota l'infermeria, Bocchetti e Balzano si prenotano per una maglia da titolare. Vediamo il punto nel servizio di Andrea Costantini. Quella di domani alla Recchi non sarà una gara come tutte le altre per il tecnico del Pescara Roberto Breda. Oltre 200 presenze, molte delle quali con la fascia da capitano, con la maglia della Salernitana. 6 stagioni e 2 promozioni, dalla Serie C alla Serie B e dalla Serie B alla Serie A. Sarà la decima volta che Breda sfiderà quello che rappresenta il suo passato più bello da calciatore. Bilancio per ora in perfetta parità, 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. E sarà la quinta volta che da allenatore tornerà alla Recchi, che ha espugnato una sola volta nel 2010. Da tecnico della Regina. Salerno che lo ha visto anche allenatore per una stagione e assessore della giunta comunale guidata dall'attuale governatore campano De Luca. Stavo facendo il corso a Coverciano, il supercorso, e mi è stato detto di fare questa avventura. È stata un'avventura bellissima, perché poi avere anche una responsabilità civica, civile, no. È bella, è stata, sono molto contento di averla fatta, però quando poi ho avuto l'opportunità di tornare ad allenare a Reggio Calabria non ci ho pensato neanche un secondo. Poi non so se ho fatto bene o male, perché anche la carriera politica non è male. Salerno, non è che devo dire tanto, perché per me è stata sicuramente la parte più importante della mia carriera da giocatore, perché al di là dei risultati, il fatto di essere capitano, il fatto di fare tanti anni, di essere stato per un periodo anche il giocatore con più presenze della storia, la Salernitana, logico che non è una piazza come tutte le altre, ci mancherebbe. Dai ricordi alla dura realtà attuale, il passo deve essere per forza breve. Il KO con la Cremonese ha fatto ripiombare l'ambiente nello sconforto, ma la settimana ha portato alcune buone notizie. Balzano e Bocchetti tornano disponibili, Drudi e Asensio sono tornati in gruppo, e poi i movimenti di mercato con gli innesti dei due danesi, il difensore Frederik Sørensen e l'attaccante Jens Odgaard, in prestito dal Sassuolo, e le partenze di alcuni esuberi come Miloš Bočić in prestito alla Pro Sesto e Edgar Elizalde in prestito alla Juve Stabia. Sul discorso dei due ragazzi nuovi, sono ragazzi che sicuramente hanno delle ottime qualità, si sono presentati bene tutti e due, anche se poi Odgaard è arrivato solo ieri, però già da stamattina si è visto che ha tanta voglia di far bene. Portano qualità, portano anche struttura, perché sono due bei corazzieri anche. Sørensen è un difensore che può giocare sia a 4 che a 3 a destra, e là eravamo un pochino carenti. E anche insomma l'attaccante, il ragazzo davanti, c'ha belle caratteristiche, insomma è una punta vera che secondo me ha dei grandi margini di miglioramento, non per quello che ho visto oggi, un pochino per quello che ho seguito in questi anni, e che può far veramente bene. Breda ha la certezza del 3-5-2, ma con i nuovi innesti di mercato ha iniziato a lavorare anche con la difesa a 4. Nel primo caso Balzano, Bocchetti e Jarosinski, trio di difesa, Bellanova e Masciangelo Quinti, gli interni Memushai, Valdifiori e Omeonga, Setere e Galano in avanti. In caso di difesa a 4, Macin prenderebbe il posto di Bellanova per giocare a supporto delle due punte. Di contro una Salernitana che ha disputato un ottimo girone d'andata fino a 3 partite fa, quando è arrivata una frenata molto brusca, 3 partite consecutive perse senza mai segnare, con 10 gol al passivo, motivo per cui il tecnico Castori ha portato la squadra in ritiro da martedì. Mancheranno gli squalificati Žižek e Andre Anderson. In attacco Djuric, Tutino e Gondò si contendono 2 maglie. Noi dobbiamo aspettarci una partita diversa da quella che hanno fatto con l'Empoli, perché intanto perché giocano in casa e perché credo che siano particolarmente arrabbiati. Poi recuperano a metà campo anche 2 giocatori di temperamento che erano squalificati, e a maggior ragione diventa una partita insomma un po' diversa da quella. Nelle loro difficoltà, che i risultati dicono che ci sono e anche i gol subiti, noi dobbiamo prima di tutto appunto pareggiare il temperamento, e poi certo usare quelle che sono le nostre armi che mettono dentro tante alternative.
Tanti gli ex, oltre Breda, Jarosinski, Maestro e Busellato da una parte, Gionber, Koulibaly e Antonucci dall'altra. 34 i precedenti alla Rechi, con ben 20 vittorie della Salernitana, 7 pareggi e 7 successi del Pescara, l'ultimo nel dicembre 2018, quando i biancazzurri di Pillon passarono 2-4 con tripletta di un super Mancuso. Direzione di gara a Valerio Marini di Roma 1, che ha 6 arbitraggi con il Pescara, una sola vittoria in Coppa Italia con il Sudtirol, un pareggio e 4 sconfitte, l'ultima Regina Pescara 3-1 di questo campionato. Non meglio la Salernitana, 7 direzioni, 0 vittorie a fronte di 2 pareggi e 5 sconfitte. In vista della partita di domani ascoltiamo anche il tecnico rivale nella conferenza pre-gara, l'allenatore della Salernitana Castori, commenta l'ultimo negativo periodo della squadra e confida nel fatto che il ritiro abbia permesso alla squadra di cancellare le recenti incertezze. Ascoltiamolo. Niente di diverso da quello che succede normalmente in ogni squadra di calcio, una normale flessione in un campionato oltremodo molto dispendioso come quello attuale, che ripeto anche per noi prima o poi poteva portare il conto. Abbiamo tirato al massimo, siamo arrivati a gennaio tirando al massimo e poi come tutte le cose le pile si sono un po' scaricate, è venuto meno un po' che è una cosa anche fisiologica e quindi niente di diverso da quello che succede un po' a tutti. Noi adesso abbiamo cercato di metterci alle spalle questo momento e non ci vogliamo portare dentro a livello mentale le scorie di quest'ultimo periodo, perché comunque i momenti brutti sono fatti apposta per essere superati dopo aver analizzato anche il momento di criticità. Quindi abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, soprattutto perché abbiamo avuto più tempo per stare insieme. C'è solo bisogno di ripristinare di più l'attenzione e evitare di continuare a percorrere una strada che ultimamente sarà fatta in discesa. L'avversario di massimo rispetto, perché è una squadra forte secondo me, una squadra di giocatori molto esperti, una squadra che poi guidata da un allenatore che conosce benissimo la piazza di Salerno e quindi oltremodo ci darà a far bella figura. Però detto questo, il massimo rispetto agli avversari noi lo diamo sempre. Resettiamo tutto il recente passato, perché non si può andare in campo, come sempre dicevo, quando si vinceva con la testa nell'ultima partita giocata, perché ti può dare euforia. Non possiamo andare in campo adesso con la testa nelle ultime partite giocate, perché non possiamo essere demoralizzati o depressi. Dobbiamo avere quella lucidità, quell'aggressività tipica di chi pensa alla partita ancora da giocare e non quella che si è giocata. Serie C in casa Teramo, è praticamente fatto lo scambio con la Feral Pisalò. Luca Iotti approderà ai Leoni del Garda all'inizio della prossima settimana e percorso inverso farà invece Davide Vitturini, che tornerà a indossare la casacca biancorossa a distanza di oltre 5 anni. Vitturini infatti era stato a Teramo nella prima parte della stagione 2015-2016, ma non era stato mai impiegato dall'allora tecnico Vincenzo Vivarini. La squadra intanto prosegue la preparazione del match di domenica, che si terrà alle ore 12.30 a Palermo. Sull'attuale momento del Teramo ascoltiamo il commento del difensore Alberto Tentardini. Diciamo che è un periodo un po', se si può dire, basso, soprattutto di punti, di risultati. C'è poco da dire, siamo in un momento dove ogni mezzo errore lo soffriamo, ogni mezzo errore ci punisce e è difficile, perché adesso secondo me è da questi momenti che si vedrà il valore di questa squadra, che sicuramente è molto alto, perché ne verremo fuori sicuramente da questo periodo, perché è quando si tocca il fondo che è difficile risalire. I risultati sono quelli, non vinciamo da molte partite, però secondo me non è un campanello d'allarme, o meglio non è un grave campanello d'allarme, della testa di un giocatore e dici cavolo, com'è possibile che prima eravamo quelli e adesso siamo questi? Poi dopo vai ad analizzare e alla fine questa grande differenza a livello prestativo non è abissale come si possa pensare, è una differenza dovuta magari a degli episodi, che magari prima eri più bravo
a sfruttarli a tuo favore, eri più bravo a accogliere queste occasioni. Adesso pecchiamo in questo, secondo me. È questione di episodi, bisogna solamente continuare a lavorare, continuare così senza farsi film mentali, senza demoralizzarsi troppo. Comunque, come noi arriviamo da un momento no, anche Palermo comunque arriva da una sconfitta, e poi penso che una società, una squadra come Palermo abbia qualche pressione in più rispetto a noi, perché è una rosa fatta da zero, è una rosa con delle ambizioni molto grandi, quindi secondo me sono più loro che devono assolutamente fare il risultato, assolutamente vincere. Noi andiamo con grande serenità. Il TG6 termina qui, tutti quanti i servizi che avete visto nel corso di questa edizione sono su YouTube, sul sito tv6.it. Prossimo aggiornamento con l'informazione alle ore 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.